Ciao amiche della Beche, oggi faremo una borsa per il mare con un asciugamano. L'occorrente è una cerniera, del cordone, della stoffa di cotone e un asciugamano. Allora, le misure per la stoffa sono queste qui. Ve le tengo un po' ferme così le scrisciottate come vi pare, o ve le segnate, stoppate il video e poi ve le appuntate. Ok? Allora, come vedete, ho scritto manici. Sono una striscia di 16 cm per 74 cm, ne dovete tagliare due. Poi questo è il corpo del lavoro, ok? Poi c'è la tasca e una busta che ci faremo uguale. Eccoci, ora l'avete visto, ora si va avanti. Allora, il pezzo di stoffa, quello più grande, che è questo qui, si orla tutto intorno di 3 cm. Così, poi se è 3,5, se è 4, va bene lo stesso, ok? Tutto intorno, ok? Io l'ho già fatto e ho messo tutti gli spilli. E ora questo lo mettiamo un attimo da parte. Andiamo sotto macchina e facciamo i manici e la tasca e la busta. Facciamo tutto questo. Ora facciamo la busta che è questa qua. Le misure sono queste. Allora si prende la cerniera, io ho trovato di questi apribili, si prende la stoffa, si piega, non importa piegarla, insomma da una parte. Allora prima passiamo lo zigzag tutto intorno. Ora io ho passato la taglia cuci, voi potete fare lo zigzag se non avete la taglia cuci. Qui si piega un centimetro circa e ci si va a mettere la cerniera così. No, quest'altra parte. Allora si mette così, in questo modo, circa un centimetro, si piega. In questo modo qui si appunta un pochino con gli spilli o con le pinzette, cosa vi torna meglio. In questo modo e si va a cucire qui. Messo il piedino della cerniera e ora vado a cucire la cerniera. Qui non arrivo in fondo, mi fermo prima, che c'è la spirale, poi dobbiamo farci la cucitura, se no rischiamo di rompere l'ago. E ora l'altro pezzo di cerniera lo mettiamo dalla parte opposta. Nello stesso modo, mettiamo pari qua, come abbiamo fatto qua. Ok, la mettiamo uguale alla cerniera. Mettiamo gli spilli. Pieghiamo sempre come di là. Questa è una bustina proprio choué choué, come dico io. Veloce, semplicissima da lavare spesso come quando si lava l'asciugamano. In questo modo. Ecco qua. E ora vado a cucire di qua. Finisco una volta cucita anche di là, inseriamo la cerniera in questo modo e andiamo a tagliare questa che avanza qua. Ok, andiamo a risvoltare. E andiamo a cucire di qui e di qua. Ok? Usare le pinzette qua, uno qui, uno qui e di qua uguale. Vado sotto macchina, ora non sto a metterle tutte, tanto avete capito. Ah, si può levare il piedino da cerniera e si rimette quello
normale. Ecco qua, si fa una cucitura sempre avanti e indietro all'inizio, eh? E di qua uguale. Non arrivo proprio sopra alla spirale, mi fermo un pochino prima, ok? Mi mettete tutto bello pari. Si tagliano e la bustina è già bella e pronta, cioè deve essere proprio una cosa molto veloce. Si taglia tutti questi fili che ci sa, torno qua così. Pronta. Si fanno i manici. I manici è questa misura 16 per questa misura qui in alto. Questa, ok? Si piegano su se stessi, come cosa vuol dire? Vuol dire che la stoffa è questa, si piega così, si fa un'impronta, poi si piega così, così e si chiude in questo modo, ok? E si va a cucire qui in cima. Si cuce qua e poi si fa anche di qua una cucitura per renderla uguale tutte e due, da tutte e due le parti. Quindi vado sotto macchina. E le faccio da tutte e due. E tutti e due i manici ne faremo due. Tutti e due in questo modo. Questa misura qua della tasca, io ora la taglio a metà, l'ho tagliata a metà, ok? Perché resta un po' più consistente. Quindi ho tagliato la stoffa, l'ho messa doppia, l'ho tagliata qui a metà e quindi sono diventati due pezzetti, ok? Ora cosa facciamo? Ora andiamo a cucire, vedete, dritto con dritto, l'ho piegata e l'ho tagliata. Ora andiamo a cucire tutto intorno, ma lasciamo aperto un pezzetto, tipo questo pezzetto, questo, tipo qua, qui, si fa qui, un pezzetto qua che non si cuce, quindi si parte da qua, così, fino qua, sotto macchina. Questa è una mega tasca, che c'ha da contenere tante cose. Avanti e indietro all'inizio e alla fine. Vado a cucire e poi ci si ritrova. Allora, ho cucito tutto, si tagliano gli angoli come si fa sempre. Ok? Tac e tac. E da quell'apertura, hanno lasciato anche meno, tanto basta lo stesso perché si risvolta bene. Si va a risvoltare. Cioè a dirizzare, eh? Si tira fuori gli angolini come si fa sempre, sugli angolini, con qualcosa di appuntito. Qua. Ora andiamo a cucire da questa parte, la parte più larga. Quindi sotto macchina facciamo una cucitura di mezzo centimetro qui, ok? Ora si va sul tavolo. Questo pezzo che abbiamo preparato già orlato con gli spilli, lo pieghiamo così a metà in questo modo, ok?
E qui ci andiamo a cucire questa tasca. La parte che è piegata, non questa qua che è tutta intera, diciamo qui dove si divide, sarà la parte dove andremo a mettere la cucitura che abbiamo fatto, questa qui a vista. Ok? In questo modo. Cerchiamo di metterlo nel centro. Facciamo un po', prendiamo un po' di misure, oppure lo pieghiamo nel mezzo. Questo va bene. Ok? In questo modo. E andiamo ad appuntarlo. Tutto lateralmente, qua magari tiriamo fuori per bene la cucitura, se ci volete stirare un pochino prima. Qui è dove abbiamo lasciato aperto. Durante la cucitura andremo a chiudere anche questa apertura, mentre che attacchiamo la tasca. Questa è una sorta di mega tasca. Possiamo fare anche così, che ci sia. Ma tanto il punto dove dobbiamo attaccarla l'abbiamo già preso. Andiamo a spillare tutto intorno. Ora lasciamo aperto qua, cuciamo qua, qua e qua. Semmai facciamo anche una cucitura qui lateralmente dove possiamo inserire il cellulare oppure nel mezzo, quello un po' a gusto vostro, ok? Intanto cuciamo qua, qua e qua. Allora, togliamo gli spilli e andiamo a cucire tutto intorno i tre lati. Arrivo qua. Allora, ottenuto questo risultato in questo modo qua dove c'è l'orlo in cima, ok? Ora, se la volete lasciare grande, potete lasciarla anche una tasca grande così. Io ci faccio una cucitura nel mezzo perché ci potrò mettere qui una cosa e qui un'altra e mi staranno divise. Ora io sono avvantaggiata perché seguo la riga della stoffa. Voi ci potete fare un rigo con la penna cancellabile e poi andarci sopra. Se avete dei tessuti a righe come ho fatto io, magari giocate sui sensi delle righe, questa l'ho messa in un verso, questa in un altro, insomma, poi potete scegliere a fiori, a quadri, a pallini, come vi pare. Io vado e faccio una cucitura nel mezzo, come vi ho detto. Magari se ci volete mettere prima gli spilli. Io ho fatto direttamente. E questo modo, così ci potrò mettere da una parte il telefono e da una parte magari gli occhiali. Oh, ok, andiamo sul tavolo. Allora, ci ritroviamo in questo modo con le tasche qui. Ok, ora quest'orlo che io avevo appuntato con gli spilli ora li metto da quest'altra parte. Ok, anche voi fate uguale, la mettete tutti di qua. Li metto tutti dal diretto. Cosa molto importante. Quando mettete gli spilli e ci fate questo orlino, prima piegate questo e poi piegate quelli laterali, perché qui ci dovremo infilare un cordone, quindi se chiudo al contrario non potrò mai infilarlo. Quindi prima piegate questo e poi piegate questo, ok? Questo sopra così. Ve lo faccio vedere in questo modo. Prima piegate questo qua, più corto, il lato più corto, e poi piegate questo in questo modo, ok? Ora si prende l'asciugamano, si mette al rovescio, si piega a metà nei due sensi e si segna con un gessetto la metà in questo punto e in quest'altro punto, ok? Lo piegate così, ok? E poi lo piegate così e trovate la metà, ok? Il centro. Poi nello stesso modo facciamo anche la piegatura di questo rettangolo che abbiamo cucito, lo pieghiamo così e lo mettiamo qui dove abbiamo fatto il segno, in modo da metterlo proprio al centro del nostro asciugamano, in questo modo. Allora, la metà di questo è qui e va qui dove ho fatto il segno io col gessetto, ok? Così. In questo modo, e ora si va ad appuntare tutto intorno.
Questi spilli ora si levano e si mettono all'asciugamano, che chiappano si dice in Toscana, che prendono anche l'asciugamano. Lì appunto tutti intorno, però di qua e di qua no, perché qua e qua dobbiamo mettere i manici. Quindi li appunto tutti intorno qua, così. Non ve li sto a far vedere, però tanto avete capito. Poi prendo i manici, faccio in questo modo. Ora i manici io li ho fatti una lunghezza che mi torna bene a me, però voi lo potete fare la lunghezza che volete, ok? Io li ho fatti belli lunghetti che me la metto a tracolla e li vado a piazzare qui dove così e così a una distanza di proprio troppo così. È così, magari fateci un segnetto in modo da farli tutti e due lunghi uguali. Si prende la penna, allora diciamo che li voglio inserire 3 centimetri all'interno, ok? Quindi faccio 3, poi li metto così, prendo la misura di qua, tipo 14 e 14, non un po' troppo lontani, allora. Va bene, cerco di metterli centrati così, allora diciamo 15 e 15 lateralmente. Perfetto, così. Sto al segno e li vado ad inserire qui dentro. Levo lo spillo che avevo messo nell'orlino e lo vado a piazzare qua. Uno e due. In questo modo. Di là faccio la stessa cosa dalla parte opposta, ok? In questo modo. Allora, ho puntato tutti e due i manici e ora si va a cucire. Si parte da qua e si cuce. Qua a 2 centimetri perché dobbiamo inserirci questa cordicella, ok? Se avete una cordicella più grande, fate in modo e in maniera che vi c'entri questa cordicella qui, ok? Allora, l'orlino l'avevamo fatto di 3 centimetri, quindi a 2 si può fare la cucitura. Semmai prendete la penna cancellabile e ce la segnate tutta per bene, ok? A 2 cm, così la fate bella precisa. A 2 cm ci fate la cucitura, ok? In questo modo. A 2 cm, ok? Tutta di qui e di là. E qui invece la facciamo in cima qua. Tutta pari in questo modo. E di là uguale, tutto qui, anche qui sempre qui 2 cm, ok? Tracciate il rigo, ok? In questo modo e ci andate a cucire. Ora vado sotto macchina e cucio tutto. Ora una cosa importante, qui è il manico, vedete? Qui c'è il manico. Quando io cucio qui a diritto, parto da qua. Non parto da qua, parto da questi 2 cm, anzi, se no come faccio a inserire qui il cordone? Ok, questo è elementare, Watson. Quindi vado da qui, faccio saldo e vado a cucire tutto in questa maniera. Parte anche lo spillo. Non si vede una ciuppa, luppa, niente. Allora vado. La stessa cosa, mi fermo prima di quei 2 cm, ok? Quindi giro prima dei 2 cm e cucio anche di qua, sempre partendo da qui. E questa volta vado proprio dove ho fatto quel segno dei 2 cm, ok? Tiro via questo spillo e arrivo in fondo, faccio tutto il giro. Ho cucito tutto intorno, però sui manici, perché saranno più sollecitati, ho deciso di farci quella specie di crocetta, quella X che si trova sempre, no? Sui manici, la classica X cucita, e si fa così. Si va qua, si parte da qua, spero che vediate. Ora io ho un punto dove mi salda il punto sempre nello stesso posto, in questo modo, eh. Se no fate un po' di avanti e indietro, vado qua, mi fermo qui, poi giro in questo modo, vado all'indietro,
fermo e rimango avanti. Qui c'è il filo, lo levo, se no poi mi vanno la cucitura, eccoci. E qui risaldo oppure fate un po' di avanti e indietro, ok? Io taglio anche il filo, ecco qua, è venuto questo qua, triangolino. Allora poi scancellerò la penna cancellabile con un po' di ferro da stiro o con il fondo. L'ho fatto a tutti e quattro, ora andiamo sul tavolo. Allora ora si prendono i cordoni che avete scelto di mettere e dovranno essere un po' più lunghi di questa dimensione qui, ok? Perché poi ci dovremo, quando si allarga l'asciugamano, se no andranno a rifinire all'interno. Si prende uno di questi strumenti qui, si trovano anche dai negozi dei cinesi, o se no uno spillo da balia, come vi pare, come vi torna bene, e lo mettete qui, ok? Lo fissate in questo modo, lui sta bello fermo in questo modo qui, e lo andate ad infilare qui, così, qui dentro, in questo modo qui. Devo arrivare fino a qua. L'ho infilato e l'ho tagliato qui alle due estremità il cordone e ci ho fatto un bel nodo in questo modo e ho fatto una cucitura un po' più vicino al cordone in modo da evitare che il cordone vada all'interno di questo canale che abbiamo fatto, ok? L'ho fatto per tutte e due le parti in questo modo, ve lo faccio vedere da vicino, in questo modo. Vedete, qui ho fatto un'altra cucitura più vicina, ok? Ora vado a piegare l'asciugamano in questo modo, lo metto da diritto, lo piego così, così. In questo modo. Questo è 1,60 m, questo asciugamano, per, mi sembra, la misura... Vi dico quanto è grande questo asciugamano. Questo asciugamano è grande, sì, è 90. È 1,60 m per 90. 90 per 1,50 m più 10, insomma, quanto ve l'ho detto. Così. E ora qui si va a tirare fuori questi cordoni, si strizzano in questo modo. Si fa il nodo e si strizzano così. E si chiude e ci si fa un bel fiocco di qui e un bel fiocco di là. Ecco, così. Se prendete il cordone magari verde in tinta con l'asciugamano, dipende un po' che colore lo volete fare. E questa è la nostra borsa, in questo modo qui. Grazie di più, così la vedete meglio. Ecco qua. Qui ci troviamo le tasche dove possiamo mettere magari il telefono, gli occhiali, il telefono, ora questo è una bustina, il telefono in questo modo, ok? E quell'altra bustina sarà un'aggiunta da poter mettere qui perché qua magari la roba vi ci può uscire. Allora ci ho fatto proprio una bustina shue shue in tinta con la nostra, ci sono sempre fili, guarda. Da metterci magari un asciugamano di riserva, che vi posso dire, un libro da leggere, qualcosa in questo modo, oppure addirittura gli occhiali dentro qua, il cellulare, ok? In questo modo, così, e dentro non vi uscirà perché sarà bella capiente, ok? E qui magari ci potete mettere un giornale, ok? Ora io questo è un po' rigido però, in questo modo. E via, e via in spiaggia, siamo al buio qua, e via in spiaggia, in questo modo. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi invito a mettere un like se vi è piaciuto questo tutorial, a condividere, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui nuovi tutorial. Come sempre un bacione dalla Beche, ciao!